posso dire con orgoglio che quest'anno il folklore italiano riparte dai Isernia. Con queste parole Michele Castrilli ha presentato la kermesse musicale organizzata all'Auditorium di Isernia. Artisti da tutta Italia sono arrivati nel capoluogo Pentro per partecipare alla 2 giorni all'insegna della musica folcloristica con la premiazione dei Padri del Folklore. Queste 2 manifestazioni, Padri del Folklore, la rassegna di musiche popolari, è una manifestazione storica della Federazione Italiana Tradizioni Popolari che raccoglie 800 gruppi in tutta Italia. Per la prima volta siamo riusciti a portarla in Molise, un sogno che si avvera. L'evento, organizzato dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari, ha inaugurato un nuovo inizio dopo 2 anni di pandemia, con la speranza di avvicinare anche i giovani alle tradizioni che purtroppo si stanno perdendo. È importante questa ripartenza, questa è la vera ripartenza, però c'è da dire che la federazione non si è mai fermata in questi 2 anni, ma siamo andati avanti con le nostre organizzazioni, così abbiamo fatto anche la manifestazione con la Regione Molise, la stiamo facendo perché abbiamo stipulato con la Regione Molise un protocollo d'intesa con loro e quindi la federazione vuole magnificare questo momento importante con questa manifestazione. Premieremo i Padri del Folklore, vale a dire coloro che hanno dedicato un'intera vita al folklore, sono ricercatori, studiosi, ma sono anche gente semplice, umile, che ha appartenuto ai gruppi e che ha messo sui gruppi e che ha fatto la soluzione migliore per quelle che sono le tradizioni di un certo popolo.